Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Bio Incontri, il portale di approfondimento dedicato ovviamente al mondo della green economy. Saluto subito il mio ospite, il CEO di Ecogruppo Italia, Angelo Maugeri, e oggi sarà un appuntamento proprio dedicato all'Etexpo, che è una fiera che si è tenuta dal 16 al 19 marzo a Verona ed è stata proprio tutta rivolta al mondo dei trasporti sostenibili. Ecogruppo Italia era presente, sì. Aveva uno stand ovviamente all'interno della fiera e quindi vogliamo capire il perché della vostra presenza e contestualizzare l'argomento. Intanto grazie dell'invito e un buon pomeriggio a voi. Allora, il discorso di Ecogruppo Italia presente all'Etexpo è perché è sempre più pressante l'utilizzo di mezzi che siano sostenibili, cioè che a bassa emissione di CO2. Quindi ormai abbiamo visto che dal biogas ci sono dei camion e dei motori LNG che possono utilizzare questo gas naturale, sono motori particolari e i trasporti avvengono anche attraverso questo tipo di camion. Ci sono le navi che sono ibride, ci sono le consegne all'ultimo miglio elettrico e ci sono anche i prodotti che ormai chiunque ha trasformato il proprio prodotto cerca di dare un marchio in più, una garanzia in più al consumatore. Cioè quel timbro, quel logo che dice che quel prodotto è stato trasportato in tutta la sua filiera a bassa emissione di CO2. Ed è qui che entra in campo Ecogruppo Italia, perché essendo noi un organismo di controllo e di certificazione, noi dobbiamo essere la parte terza che va a sottoscrivere, a certificare che quello che dichiara l'azienda, perché tutte le aziende ormai sono organizzate con un proprio sistema, un proprio software che cercano di minimizzare al minimo gli sprechi e quello anche di programmare un viaggio, quello di avere una riduzione dei costi del carburante, non solo in termini di prezzo, ma soprattutto in termini di consumo. Quindi il comportamento che può avere un autista e tutto quanto. E quindi noi andiamo a certificare che quello che avviene durante il trasporto è sostenibile e quindi lo certifichiamo. Quella che è la sfida ovviamente del trasporto sostenibile è una sfida sociale ed è una sfida che comunque Ecogruppo ha adottato da diverso tempo. Come vediamo dalle immagini, ovviamente in sovraimpressione, la struttura proprio di Ecogruppo Italia è altamente sostenibile. Quando si comincia un progetto si deve anche dimostrare agli altri di fare le cose, non solo di dire come si fanno o come cercare di farle, ma soprattutto bisogna dare l'esempio. Quindi noi abbiamo messo in piedi questa struttura sostenibile che è a bassa emissione di CO2, a basso utilizzo di energia elettrica, perché i muri sono quei bentati, i vetri sono 6 più 6 mm. Poi c'è un recupero dell'acqua piovana, pannelli solari, quindi questo è produrre energia, ridurre al minimo quell'emissione di CO2, di inquinamento che può provocare, ma soprattutto di essere quasi autonomi nel produrre energia. Il primo passo nel mondo dei trasporti e della mobilità ovviamente sostenibile è sicuramente l'utilizzo del biogas, sì. Ed Ecogruppo Italia in questo ne sa qualcosa, quindi guardiamo insieme. Società Agricola Assoro Biometano produce biometano agricolo avanzato da un anno. Il biometano agricolo avanzato è una fonte di energia, è metano come quello che siamo abituati a utilizzare a casa o che siamo abituati a vedere nei rifornimenti di carburante, ma non è fossile. Noi abbiamo creato un carburante dove prima non c'era. Il metano che prima veniva emesso in atmosfera dagli scarti dell'agricoltura che venivano allontanati dalle aziende agricole tramite lo spandimento in campo e quindi rilasciavano questo metano in atmosfera, noi siamo riusciti, avvicinando alla nostra filiera i produttori agricoli e facendoci conferire i loro scarti, siamo riusciti a riutilizzare e a creare metano
dai loro scarti. Un metano quindi naturale, che già esisteva in natura, non è estratto dal sottosuolo, non è un metano fossile, tramite dei processi di raffinazione riusciamo a sintetizzare e arrivare al CH4, alla normale molecola. Questo metano viene venduto da noi ai nostri clienti. I nostri clienti sono flotte di autobus e camion, trasportatori, logistica o semplici rifornimenti di carburanti che poi lo rivendono al dettaglio. E possiamo dare un metano sostenibile, possiamo conferire sostenibilità alle varie filiere, perché non essendo un metano che è estratto dal sottosuolo, la anidride carbonica della filiera è una anidride carbonica che già esisteva nell'ambiente. Abbiamo anche quantificato come il nostro apporto, già solo astrobiometano, solo il nostro impianto produttivo, gli attori della logistica che scelgono di rivolgersi a noi e utilizzare il nostro metano, in totale ogni anno vengono risparmiati 8.170 tonnellate di CO2 che non vengono immesse in atmosfera. La nostra filiera produttiva comincia con la ricezione delle biomasse, che separate per tipologia vengono stoccate in delle vasche di stoccaggio o in delle platee. Questo dipende sostanzialmente dalla tipologia appunto di biomassa. Successivamente vengono caricate attraverso un sistema di pompaggi automatici automatizzati da un PLC, vengono pompati in delle prevasche dove avviene la prima miscelazione. Questi pompaggi vengono basati su una dieta. Noi la chiamiamo dieta appunto perché il sistema di digestione anaerobico può essere proprio paragonato a quello che è la digestione dei ruminanti. Quindi dalle prevasche passiamo ai fermentatori. Il nostro impianto è previsto di 5 fermentatori, 2 fermentatori principali, 2 post fermentatori e una vasca di stoccaggio. Tutti e 5 le vasche sono provviste di una tenuta del biogas. Questo biogas viene prodotto appunto dalla digestione anaerobica e inizia il suo ciclo. La prima fase del ciclo è la fase di desolforazione, perché questo biogas composto in diciamo percentuali ottimali dal 60% di metano e il 40% di CO2 ha anche delle parti calcolate in ppm, quindi delle parti minime di H2S e VOC. Il sistema di desolforazione è la prima parte dell'impianto di purificazione del biogas, dove viene tolto il 90% dell'H2S e un buon 50% dei VOC. Questo biogas, dopo il primo trattamento, va ad alimentare il cogeneratore a biogas, appunto, che è un motore che produce tutto il fabbisogno di energia elettrica. Ciò che non viene consumato dal cogeneratore continua il suo percorso e arriva al cuore pulsante del nostro impianto, che noi prende il nome di upgrading. Questo upgrading svolge la funzione di raffinare il biogas e praticamente una semplice divisione tra il metano e la CO2 attraverso un sistema di filtraggio zeolitico e delle pompe di vuoto. Abbiamo la possibilità di dividere il metano, che poi andremo a caricare direttamente nei carri bombolai, dalla CO2. E dopo l'upgrading abbiamo un sistema di rendicontazione della produzione, di analisi di ciò che produciamo, la cabina Remi, e l'ultimo passaggio è il compressore, che comprime a 220 bar per la contestuale emissione nei carri bombolai, che poi diciamo vengono venduti ai nostri clienti finali. Oggi noi produciamo un metano in stato gassoso, compressed natural gas, CNG,
lo produciamo da un anno e entro la fine del 2022 produrremo liquefied natural gas, saremo i primi in Sud Italia a fare metano liquido, è un output che oggi non esiste in Sud Italia, e tramite la nostra produzione riusciremo a conferire la piena sostenibilità nella principale tratta merci d'Europa, che è la Malta-Helsinki. Non esisteva un punto di rifornimento di metano liquido aperto al pubblico, non esisteva proprio l'output, non veniva prodotto questo output nel sud Italia. A partire dal 2022, grazie alla nostra produzione, anche la Malta Helsinki sarà completamente sostenibile grazie al nostro apporto. E un po' di numeri, noi riceviamo ogni anno più di 100.000 tonnellate di scarti dell'agricoltura. Il nostro apporto ci permette di non immettere in atmosfera più di 8.000 tonnellate di CO2, più di 130 camion viaggiano grazie al nostro metano e fanno 13 milioni di chilometri, 100.000 chilometri a camion. Questo oggi. Lo sviluppo del gruppo d'azienda porterà a un quantitativo di scarti ritirati di 315.000 tonnellate, 25.000 tonnellate di CO2 che si evitano di immettere in atmosfera e quasi 400 camion che riusciranno a muovere merci, a portare allo scaffale le merci siciliane senza immettere CO2. Come abbiamo visto dalle immagini, questa azienda è un'azienda che produce biometano però in stato gassoso, e ovviamente l'obiettivo è quello di produrlo anche in stato liquido, quindi quanto è importante? Allora, intanto è importante una cosa, come hanno spiegato loro direttamente i tecnici, ma noi lo spieghiamo in maniera molto più semplice, perché magari chi non è dentro, chi non è avvezzo a questo tipo di, certo, di produzione, magari. Però per essere, loro fanno una cosa molto semplice, sono passate dall'economia diretta a quella circolare, cioè quello di riutilizzare tutti gli scarti dell'agricoltura, per esempio le bucce d'arance esauste che sono nelle industrie di succhi d'arancia, oppure per esempio il clatodo del figo d'India, quello che noi volgarmente chiamiamo pala di figo d'India, tutto quello che qualsiasi tipo di sostanza organica, anche volendo il letame che viene prodotto, i liquami, quello produce gas. Quindi c'è un sistema che fa fermentare in ambiente anaerobico, produce questo gas. Una parte di questa energia prodotta loro sono autonomi a livello energetico, quindi riescono a prodursi l'energia per mandare avanti lo stabilimento. E in più producono questo gas gassoso che poi viene raffinato, lavorato per essere metano, e diventare metano. E questo è importante perché noi abbiamo una fonte che potrebbe essere importantissima, anziché dipendere dall'estero, potremmo avere una buona fetta di questa percentuale di biogas prodotta in Italia. E sempre sono nate, specialmente al nord, diverse centrali di biomassa, sia per la produzione di energia, ma sia anche per la produzione di biogas. Quindi è importantissimo perché cominciamo a capire che riutilizzare le merci, quindi quella circolare, non significa solo produrre, consumare, ma significa poi recuperarla e rimetterla in giro. Questo fa sì che l'emissione di CO2 viene emessa una volta sola nel ciclo, mentre noi su quella diretta ogni volta dobbiamo fare ogni produzione, c'era un'emissione di CO2. In questo caso noi l'abbiamo prodotto una volta, poi la riutilizziamo, quella materia prima, e produciamo nuovamente gas, quindi abbattendo di molto l'emissione di CO2. E soprattutto utilizzando anche gli scarti. Soprattutto toglie un problema importante alle aziende, perché molte aziende, per disfarsi del prodotto, degli scarti, delle sanze per esempio, sì, devono pagare qualcuno, perché poi gli certifica la distruzione, perché ormai la legge prevede che non sia buttato ovunque, ma ci sia un centro dove viene raccolto e distrutto. E in questo caso si fanno carico loro direttamente di mandare a ritirare la merce, certo, lo scarto, e certificare che viene distrutto, ma a fini energetici. Quindi diciamo un duplice obiettivo. Ma è questo che lo dobbiamo fare. Un paese come l'Italia, che non ha granché di materie prime, forse abbiamo una buona percentuale di gas, ma a quanto pare non lo estraiamo, perché siamo fin troppo ecologisti, io dico, anche se io sono per l'ecologia, però siamo fin troppo ecologisti. Cioè, sì, noi dobbiamo trovare la via di mezzo tra gli estremi, c'è sempre una ragione che sta in mezzo, quindi noi non possiamo dire no a tutto, però poi non siamo mai coerenti, perché questa è una piccola parentesi. Un inciso, noi diciamo, abbiamo detto no al nucleare, benissimo, mi sta bene,
però dobbiamo essere coerenti, non possiamo prendere l'energia poi dalla Francia, dalla Svizzera, dal nucleare. Certo. Oppure non possiamo dire il gas no, inquina, non possiamo, e poi c'è la Croazia che lo tira, mette la cannuccia dove sono vicini i nostri giacimenti, siccome non ha la tecnologia lo porta nel porto di Venezia, viene lavorato e poi noi lo compriamo. Quindi bisogna essere coerenti, o si prende una linea e dire no al nucleare, no all'inquinamento da qualsiasi cosa, però dobbiamo trovare le alternative, altrimenti dobbiamo essere bravi a dire, vabbè, cerchiamo di ridurre il danno. Come si può fare? Con le nuove tecnologie si riesce a ridurre il danno di inquinamento. Ecco, a proposito di inquinamento, è molto importante, soprattutto in questa svolta green che avete riportato in auge in questo momento storico, cioè l'importanza della fiera era proprio quella di dimostrare che si può ad oggi muoversi, certo, in maniera sostenibile, ed è importante valutare il dispendio di CO2, nel senso, certo, quanto si può incidere a livello ambientale. E tra gli stakeholders che erano presenti alla fiera insieme ad Ecogruppo Italia c'era anche Simply Fleet. Noi, sì, abbiamo intervistato il CEO di Simply Fleet, che è Emanuele Cefalo, che ci ha spiegato ovviamente l'idea innovativa della loro azienda. Sentiamo. Dottor Cefalo, voi vi occupate di monitorare, misurare e migliorare veicoli e risorse. Ci racconti un po' della sua intuizione? Ecco. Oggi, con l'occasione anche del Expo, abbiamo fatto un po' emergere un tema sul quale lavoriamo da diversi anni, in particolare da 4. E il focus sulle emissioni legate al mondo del trasporto, quindi le emissioni di CO2, e in ottica anche green. Oggi spesso le aziende tendono a fare investimenti utilizzando questa parola che oggi è di moda, no? Un po' con l'agenda anche 2030, in ottica sostenibilità, il che è vero, e dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, resta un investimento che in qualche modo deve essere visto nel tempo, no? Rimane un costo oggi, ma con un purpose forte negli anni può darci, insomma, un risultato. Il discorso, sì, delle emissioni di cui le parlavo, nella parte del software, no? Insomma, che abbiamo, sì, messo più o meno a punto, nasce più che da un'intuizione, da un'esigenza legata al mondo del trasporto e della logistica, attraverso il quale queste aziende hanno necessità di rendere sempre più efficienti la gestione della propria flotta, in ottica sia economizzazione ma anche in ottica risparmio carburante, e il carburante è uno degli elementi, forse quello principale, che maggiormente incide sull'aspetto delle emissioni, e viene poi accompagnato dal carico, dal peso a bordo che si trasporta, anche dallo stesso comportamento a bordo degli autisti, quindi lo stile di guida. Un insieme di soluzioni che hanno come focus quello di rendere più efficiente la gestione. Ecco, oggi parliamo di emissioni, perché è l'elemento terminale che sposa meglio con l'SDG, no? Con il goal, con l'obiettivo dell'ONU numero 11, ma di fatto racconta all'interno di un'intera filiera la necessità e di quanto l'urgenza di essere green. Qual è il primo tassello, il primo passaggio da fare per arrivare ovviamente a una modalità completamente diversa di trasporto ad oggi? Guardi, prima di parlare, secondo me ha centrato il tema, e la ringrazio anche per la domanda, perché prima di parlare di sostenibilità e nel come farla, secondo me bisogna modificare un po' la mentalità, l'approccio, quindi lavorare su una CSR, no? Che è un po' la Corporate Social Responsibility. Nelle aziende ci sono le persone, hanno un approccio a questi temi, ma la sostenibilità è sì economica, ma è anche sociale ed ambientale. Quindi qual è il primo passo? Dal mio punto di vista è creare cultura e responsabilità sotto a questi temi, e poi passare ad azioni concrete che abbiano come obiettivo, che abbiano in traiettoria la copertura di questa tipologia di argomenti in ambito economico e sociale e ambientale. Qual è ovviamente il punto, il focus importante oggi? Ma sicuramente, come diceva il collega, oggi stanno emergendo dalla post-pandemia a questo momento geopolitico delicato dell'Italia, forse dell'Europa, forse il più delicato, no? Dalle ultime guerre. Dal mio punto di vista non bisogna veramente
perdere la focalizzazione su quelle che sono le traiettorie verso le quali sta andando l'Europa, tutto il mondo tutto. Noi siamo chiamati, e le Big Five sono chiamate a ridurre drasticamente le emissioni, e si dovrà trasformare anche il trasporto, tanto è vero che si parla di intermodalità. Però concordo quando prima poco fa ascoltavo che le cose si fanno per piccoli passi, e bisogna anche ascoltare e guardare il momento che stiamo vivendo, perché non ha fatto altro che accelerare e portare alla luce le problematiche che il nostro sistema paese di fatto già aveva, e quindi riprendere un po' in mano quelle che sono le nostre potenzialità anche estrattive, ora senza entrare nelle dinamiche puramente politiche o nelle scelte strategiche del paese, ma dovremmo guardare un po' ad essere anche più autosufficienti, e poi dovremmo ragionare tanto, ognuno di noi singolarmente, e noi in qualità di aziende secondo me siamo chiamati a dare l'esempio, dobbiamo ragionare tutti sulle piccole azioni, perché siamo tutti parte di una filiera che termina poi sulle nostre tavole, no? come dicevamo prima. E quindi sono i nostri comportamenti di oggi che determinano i risultati che otterremo domani e quelli che metteremo sulle tavole o intorno nel sistema paese, ragionando così, per i nostri figli. Quindi l'attenzione va a quello che noi stiamo facendo oggi e che siamo in grado di misurare, rimanendo un po' in tema anche Siri, no? Stiamo monitorando, dobbiamo misurare le nostre azioni e sapere cosa sta funzionando e cosa possiamo realmente migliorare. Quindi dipende da noi, il nostro futuro dipende oggi da noi, però è presente, quindi attenzione a non trascurarlo. Tutto questo che abbiamo sentito in parole povere come si traduce? Ecco, dobbiamo sempre dare quella, perché tecnicamente sono loro bravi, il loro settore, noi dobbiamo dare una spiegazione molto semplice, certo, a chi magari, non ripeto, come abbiamo detto prima, non è avvezzo a certe cose. Allora, la cosa è semplice, loro hanno messo in piedi un software, sì, che parte dalla geolocalizzazione del mezzo dove si trova, sì, a tutta una serie di parametri. Quindi i parametri possono essere quelli di quanta strada fa, quanti chilometri, quanto consuma ogni chilometro, quel consumo di carburante per chilometro, di gas, quanto CO2 produce. E se per esempio l'autista, il camionista, sì, anziché andare a una velocità più forte, va a una velocità più bassa, quant'è la differenza dell'emissione di CO2? Perché c'è anche una legge che nelle concimazioni organiche, quella di Metterlich, dice che aumentando le dosi si aumenta la produzione. Ma c'è un momento che aumentando le dosi, fin troppo, la produzione non aumenta, quindi noi dobbiamo trovare qual è il giusto bilanciamento, cioè se io, certo, aumento un po' e mi diminuisce di molto la CO2, vuol dire che quello è il punto di riferimento, certo, quindi questo permette a chi poi deve, come noi, andare a certificare quello che l'azienda dichiara, perché l'azienda o il produttore di qualsiasi cosa dichiara che quel prodotto è stato trasportato a bassa emissione di CO2. Allora noi dobbiamo controllare quelli che sono i parametri dichiarati dall'azienda dell'azienda del mezzo e dobbiamo verificare se è vero o non è vero, e quindi se tutto corrisponde noi certifichiamo e diamo la garanzia che quel prodotto è veramente sostenibile nel trasporto. Quindi diventa una sorta di macchina che lavora a 360, esatto, gradi per garantire al consumatore. Esatto, perché ormai anche se quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo, certo, dovuto alla guerra, abbiamo abbandonato un po' tutto e siamo tornati indietro, perché si pensa di riaprire le centrali al carbone, quindi, certo, mentre si erano state chiuse, però si fa necessità virtù. Ora, questo va bene se queste centrali le lasciamo aperte 1-2 anni al massimo e nel frattempo ci muoviamo attivamente per andare sulle energie alternative, quindi sulla riduzione, e fare anche un lavoro mentale su noi cittadini, di dire appunto, diminuendo un grado di temperatura su tutto quello che sono gli ambienti centralizzati, noi andiamo a risparmiare un tot di quintali, di tonnellate di gas, quindi questo è importante, lavorare su questo allora ha un senso, ma se noi riapriamo come si usa fare in Italia per non richiudere, abbiamo fatto tutto un discorso vano e lavoro inutile. L'Et Expo si contestualizza in un periodo storico, come anticipava ovviamente il dottor Mongeri, storico particolare perché i venti di guerra spirano da oltre un mese, sì, ovviamente c'è la guerra in Ucraina e si parla tanto di ripercussioni economiche, ripercussioni anche soprattutto nel mondo agricolo, sì, e si sono esposti diversi rappresentanti politici, noi ne sentiamo uno, sentiamo Dino Giarrusso che ci dà ovviamente una sua visione, poi vorrei capire, sì, cosa ne pensa. Guardiamo insieme.
supporto economico reale alle imprese e ai cittadini. Non possono essere i nostri agricoltori, né tantomeno i cittadini, a pagare le conseguenze di questa guerra sciagurata che Putin sta conducendo contro l'Ucraina, e non possiamo accettare un aumento, non so, del prezzo della pasta, del pane a causa di questo. Quindi aiuteremo la produzione italiana. Aggiungo anche che però non deve essere una scusa questa per rallentare sul farm to fork, sul Green Deal, cioè noi dobbiamo continuare a tutelare l'ambiente, a promuovere il bio, anzi, visto che saranno dei soldi dedicati apposta per combattere il caro prezzi che ci sarà a causa della guerra, utilizziamo soprattutto per chi si comporta bene, per chi tutela l'ambiente facendo un prodotto di qualità. Sì, alcune cose le condivido, quello che abbiamo prima detto noi, cioè bisogna continuare, cioè capisco il momento, la necessità, quindi si deve un po' chiudere gli occhi e andare avanti. E quindi poi riprendere il discorso del bio, dell'ecologia, di quello che è sostenibile. Però c'è una cosa, la guerra secondo me ce la siamo fatti noi, l'Europa se l'è fatta la guerra da sola già da un paio di decenni. Cioè dal momento che ha deciso di pagare prima col set aside e ora ultimamente con la PAC, che è la politica agricola comunitaria, quello di dire non coltivare, ti paghiamo per non coltivare, perché a noi conviene prendere il grano dall'Ucraina o dalla Russia o dal Canada. Dal Canada arriva il grano con glifosate, ci arriva quello transgenico, da altri paesi ci arriva un grano che noi non possiamo utilizzare per tanti motivi, e quindi abbiamo abbandonato noi 1 milione di ettari di terreni in Italia che oggi ci mangiamo le mani, perché era necessario avere questa produzione di grano, ma non solo per un fattore nostro di utilizzo alimentare umano, ma anche il discorso dell'alimentazione degli animali. Certo. Perché se si può, per l'alimentazione diciamo bovina, animali in genere, si può utilizzare mais, soia che arriva transgenica, anche se poi si ripercuote sempre sulla nostra salute, ma c'è un problema, ci sono quei prodotti DOP, che tipo, facciamo un esempio, il parmigiano, certo, che è un disciplinare molto ferro, dove dice che non si può usare prodotto transgenico. E allora mi chiedo, come si farà? Anche loro faranno una deroga a tutto quanto? E quindi il consumatore che acquista quel parmigiano, che l'ho acquistato sia per la qualità ma anche per un fatto che rispettava quello che era la coltivazione diciamo, senza utilizzare ma utilizzare il prodotto quanto più naturale possibile, quindi il prezzo sarà lo stesso oppure aumenterà? Ecco, perché il consumatore paga di più quando ottiene di più e sa che c'è un rispetto per l'ambiente e per gli animali. In questo caso che succede? Queste sono le domande. Si parla spesso di autosufficienza e autosostentamento, soprattutto nel mondo del bio. Quanto è importante in Sicilia, potremmo arrivarci? Allora, la Sicilia, se noi pensiamo quanti terreni incolti, per esempio, a livello alimentare abbiamo, potremmo essere, una volta era il grano d'Europa, quindi non capisco perché non lo possa ridiventare il grano d'Europa. Potrebbe diventare, io dico un'altra cosa, abbiamo terreni in zone marginali, collinari, e i nostri giovani scappano via, si potrebbe creare delle strutture dove i giovani vanno lì e vengono impiantati pannelli solari, quindi coltivare l'energia in queste zone marginali, e c'è necessità di mantenere una diciamo la manutenzione ordinaria per evitare incendi che possono bruciare un po' tutto, quindi far sì che i giovani si impegnino in qualcosa di pulito, di energia pulito, però bisogna investire, non come si è fatto ultimamente, girano delle aziende tedesche, olandesi, che vogliono affittare i terreni a 30 anni, inizialmente sembra una cifra importante, ma poi se pensiamo che sono in 30 anni, per 30 anni non utilizzo quel terreno, perché farlo fare agli altri? Perché non pensiamo di farlo noi? Perché la regione non dà quegli input, visto che è considerato che potremmo diventare un hub importante di energia? Un'ultima domanda in chiusura, caro bollette, caro benzina, quindi caro anche del diesel, accise nel tentativo di abbassare i prezzi, tutto ciò che ripercussioni avrà? La ripercussione è che ogni passaggio economico che c'è, dal passaggio del grano a chi compra, a chi rivende, a chi produce farina, a chi produce pasta, a chi trasporta, a chi rivende, a sua volta c'è un ricarico maggiore, ogni volta, ogni passaggio c'è un aumento dei costi di energia. Come tale noi stiamo vedendo che ci sono prezzi che vanno anche al 30% in più, quindi questo è un problema serio, perché questo è un problema di inflazione, cioè i prezzi stanno andando alle stelle, gli stipendi sono rimasti uguali, ma d'altronde non si può fare più di tanto, quindi bisogna cambiare rotta, cioè produciamo noi,
prima di tutto dobbiamo essere noi dobbiamo avere un 60-70% della produzione nostra in Italia, di qualsiasi asset deve essere nostra e poi una parte la importiamo, non deve essere al contrario, importare tutto da fuori e una piccolissima parte fatta da noi, perché altrimenti siamo dipendenti da tutto, basta una crisi, una guerra, una crisi economica, un qualcosa che noi ne paghiamo le conseguenze. Quindi forse la chiave giusta sarebbe il chilometro zero o andare al mercato del contadino? Cominciamo a far produrre i nostri produttori, a consumare quello che abbiamo locale, questa deve essere la nostra, non è per essere anche in un momento di globalizzazione che non ha portato bene a nessuno, forse solo alla Cina, perché a noi italiani non ha portato granché, solo alla Cina devo dire, quindi cominciamo a produrre noi, a consumare il nostro e facendo così noi risparmiamo anche a livello energetico, quindi i trasporti e imparare anche a riutilizzare i rifiuti, perché mentre per noi sono un problema, per i tedeschi, per gli olandesi e i svedesi che importano la spazzatura, è una risorsa, anzi la comprano, ma noi in Germania la mandiamo a gratis, quindi paghiamo per la risorsa. Quindi cominciamo a capire e troviamo la via di mezzo, cioè non tutto è negativo, non tutto è positivo, troviamo la via di mezzo. Impianti moderni possono essere meno inquinanti di una discarica, che poi nelle discariche sappiamo come finisce, ci sono anche delle persone che poco raccomandabili, che gestiscono alle volte le discariche. Sì, quindi, la cronaca esatto, diciamo. La cronaca lo dice, non lo dico certo io, ma la cronaca, quindi allora forse è meglio che facciamo degli impianti pubblici, ma non come si intende fare ogni volta, fare mega impianti. Secondo me la cosa più logica sarebbe fare 9 impianti in Sicilia, uno per provincia, dimensionato per la provincia, per la popolazione che abita in quella provincia, così riduciamo trasporti, evitiamo mezzi sulla strada e questo è quello che dobbiamo fare, pensare non solo a oggi, ma al futuro, al futuro. Noi ovviamente giriamo queste che non sono idee ma spero siano prospettive per il futuro agli amministratori che decideranno ovviamente delle sorti della nostra regione. Ringraziamo il CEO di Ecogruppo Italia, Angelo Maugeri, per la disponibilità e soprattutto per la presenza all'interno di questa importante fiera per lo sviluppo sicuramente economico della nostra terra, e rimandiamo al prossimo appuntamento con Bioincontri.